Notizia importante per il Pueblo Unido di Cycling Chronicles. La settimana della Revolution è finalmente arrivata. Ebbene sì, carissimi ascoltatori, perché dopo le mancanze di settimana scorsa ho ritenuto di dover prendere il microfono in mano e fronteggiare una buona volta il nostro dittatore. Del resto non potevamo rimanere orfani di una presentazione per più di due puntate, non potevamo certo farvi questo. Chi invece avrebbe potuto rimanere orfano del suo dittatore senza che ciò costituisse un grosso problema è il ciclocross. Ok, ho pensato molto per la presentazione di una puntata in cui si parlerà tanto di Sterrato, di trovare qualcosa di alternativo a Vanderpool, ma onestamente non mi è venuto in mente nulla. Non so se è chi vi parla che sta perdendo di originalità, o se quel fenomeno e il ciclocross hanno raggiunto un livello di compenetrazione tale che quando Mathieu è in gara sullo Sterrato si deve per forza parlare di lui, di come ha vinto anche stavolta, di come la concorrenza per batterlo deve semplicemente sperare che non ci sia e quant'altro. A pensarci bene, anche quando non c'è, però siamo qui a parlare di quando tornerà, di come vincerà quando tornerà e di come la concorrenza dovrà sperare, va bene, avete capito. Bene, con questo concludo per ora e vi introduco ai temi caldi di questa settimana di ciclismo. Ciao a tutte e a tutti e benvenuti all'episodio 128 di Cycling Chronicles. Io sono Giuseppe Campolo, meglio noto come Primo, sono uno dei conduttori di questo podcast e dico uno dei perché con me stasera, relegato al ruolo di presentatore di questo podcast, ma subordinato al sottoscritto, c'è il nostro amico Giacomo Lini. Ciao. Benvenuto. Ecco, ho lasciato la guida del podcast e siamo già nel caos, perché questo è l'episodio numero 127, Primo. Il più imperdonabile degli errori. Avevo visto un'etichetta in alto e mi ero fidato. Ma sì, ma era sul foglio della puntata successiva. Ah, allora tu lo fai per confondermi. Questo è un ruolo... Sapevo che tu avresti tentato il golpe e ho detto, metto sul foglio della puntata successiva il numero della puntata che effettivamente sarà, così Primo sbaglia, legge quello e quando fa la presentazione poi dopo dice 128. Ciao a tutti, cari ascoltatori. Vabbè, ciao a tutte e a tutti e benvenuti all'episodio 127 di Cycling Chronicles. Io sono Giuseppe Campolo e non ne posso più di Giacomo Lini, quindi vi lascio subito la parola, perché oltre a rompere le palle con questi scherzacci mi altera gli appunti, mi altera il numero della puntata. Ma non l'ho alterato! Non posso star dietro a tutti, lo hai appena ammesso. In un'aula di tribunale saresti già con le manette, perché sì, anche pericoloso a questo punto. Direi di abbandonare immediatamente queste schermaglie e di passare al tema caldissimo di questa freddissima settimana di ciclismo, perché in Italia è arrivato molto freddo. È arrivato anche in Germania, ma parecchio tanto proprio. ci sono stati gli europei di ciclocross, parola che stasera ho difficoltà a dire perché mi si incespica la lingua. Partiamo dalle gare elite e da un esito che è apparso scontato già dal momento in cui sapevamo che nel calendario di Van der Poel rientrava anche questo appuntamento. Prima di passare a una brevissima cronaca, ma soprattutto a trarre gli spunti principali che provengono dal tracciato di Silvelle, io vorrei soffermarmi un attimino sul circuito, perché si è discusso tanto nei giorni scorsi in quanto era un po' inusuale vedere una prova sul suolo italiano. Siamo abituati a cross diversi, siamo abituati ai tracciati belgi e olandesi. Si è parlato tanto di un circuito facile ed effettivamente il percorso padovano sembrava piuttosto filante, però già nei giorni precedenti circolavano immagini relative alla quantità di fango presente, ecco, abbastanza importante. Fango che poi chiaramente si riversava e si incollava anche ai mezzi, sono circolate delle fotografie molto interessanti in questo senso. Quel fango i corridori già come se lo sono ritrovati domenica, sebbene le gare elite hanno potuto comunque beneficiare di una maggiore secchezza per via del sole che è spuntato, domenica le condizioni climatiche a un certo punto sono state particolarmente favorevoli, ed è fatto pure che le piste nel pomeriggio erano già state battute dagli atleti precedentemente impegnati, così come emerge peraltro dalle dichiarazioni di qualcuno. La stessa Kastelin ha detto che odiava quel fango che era presente sulla pista, quindi era felicissima di vedere un pochino più di secchezza nel pomeriggio quando si è trovato impegnato. Ci sono state delle lamentele, ma anche per quanto concerne in realtà i team manager. Pare che fosse Klaas Van Turenhout che in un tweet si lamentava del fatto che il percorso era molto tortuoso e
Io ho questa impressione di un cross così diverso da quelli canonici su cui ci si cimenta e che siamo abituati a vedere. Onestamente, non l'ho avuta. Poi dopo andremo anche al capitolo immagini televisive, che comunque magari non ci ha dato una piena percezione delle cose. Silvelle è Come sei stancante, educato giusto? stasera? Come sei Sì, educato sì. stasera? Bene. Devo riconquistarmi il favore della folla per poter tornare dittatore unico e solo di questo Prego. podcast. Silvelle è stata anche sede del Super Prestigio negli anni 90 fino al 99. Sicuramente il percorso era differente, nel senso che sarà stato rivisto. Non c'erano difficoltà altimetriche. Però c'erano difficoltà di altra natura, appunto, date da questo fango particolarmente appiccicoso che si sono trovati ad affrontare i corridori, specialmente nei giorni prima delle gare. La situazione sembrava veramente drammatica. C'è l'onboard camera di Cameron Mason, che è un corridore della Trinity Racing della Gran Bretagna, che ha fatto un giro del percorso. Era veramente una situazione disastrosa. Questo è il sabato, prima della corsa. Passiamo alle gare, Giacomo, ti va? Guarda, Passiamo alle gare. Giacomo, io in presentazione ci scherzavo, però. No, non c'è un cazzo da ridere prima, non c'è un cazzo da ridere. No, allora, il rischio che la discussione stia cominciando decisamente a banalizzarsi c'è. Cioè, noi non ci nascondiamo dietro il dito, se c'è Van der Poel in gara, praticamente noi già nel weekend prima delle gare stesse sappiamo il nome del vincitore. Ora, chiaramente nello sport, nel ciclismo non c'è nulla di scontato, però. La storia recente ce lo insegna, il campione mi sembra che sia adesso piuttosto vasto. Però, e non per questo, cioè, non voglio essere particolarmente ottimista, abbiamo comunque assistito a qualcosa di diverso, perché comunque c'è stata una battaglia e già questa è una notizia. Io credo che la battaglia la sia stata garantita da due componenti. Da un lato, quella che è appare come una crescita a questo punto, come un dato acquisito, quella crescita appunto di Iservit, che sembra diventato quello che fino alla stagione scorsa era rappresentato da Van Aert, cioè sta di fatto rivestendo quel ruolo. Dall'altra parte, l'altra componente è la condizione di Van der Poel, che tra Ruddervoort e Sivelle non è sembrata smagliante. Questo è un aspetto che ieri era soltanto oggetto delle nostre impressioni, è stato poi confermato anche dalle sue dichiarazioni. Sì, ha confermato ieri dicendo che aveva provato degli attacchi e non essendo riuscito a fare la differenza, poi ha deciso di aspettare l'ultimo giro, ma è stato confermato anche da quanto concerne le impressioni visive. Oggi si è disputato Yarmouth Cross a Niel e ha lì sì, stravinto, vabbè, contro una concorrenza di livello più basso rispetto a quella degli europei. Comunque ha veramente seminato tutto, ha dato un minuto e mezzo a Swake. Vabbè. Per quanto riguarda i due elementi di maggiore battaglia che si sono presenti, da una parte chiaramente, vabbè, se Van der Poel stesso ammette di non trovare ancora quelle sensazioni nel cross che aveva fino alla stagione scorsa, è chiaro che noi non possiamo fare altro che prendere per buone le sue parole, tanto più che poi dopo sono pure verificate dai fatti. Poi, cioè, comunque ci sono i meriti in particolare l'Iservit in questo caso, dell'averci restituito quella che è una gara vera e propria che, se non sbaglio, a me e a te ieri è sembrato che potesse durare 6 minuti e 18 secondi. Non Sì, vorrei ho dire una sciocchezza. cronometrato Quando io. uscito, esatto, quando uscito da quel pezzo di sabbia, il secondo pezzo di sabbia del percorso, ha saltato il fosso che c'era mentre Iservit lo attraversava dall'altra parte a piedi e ha tentato di involarsi. E abbiamo avuto da subito l'impressione che fosse già finita lì la gara. Invece no, Iservit gli è tornato sotto una volta, due. Anche tre, poi dopo c'è stato un ultimo giro in cui ha dimostrato di essere sicuramente il migliore. Questo non si scopre oggi. Bravo, bravissimo Mathieu van der Poel, comunque bravo, bravissimo anche Iservit che ci ha regalato appunto una gara più lunga di 6 minuti e 18 secondi, una gara godibile tra l'altro. Sì, peraltro riflettevo su un punto, cioè che per una volta ci possiamo fidare delle nostre impressioni. Le nostre impressioni si sono concentrate nel momento in cui quegli attacchi a Van der Poel sono stati rintuzzati, cioè il fatto che quegli attacchi non sono stati portati fino in fondo ci ha fatto drizzare le antenne. Però, se noi torniamo qualche secondo indietro, al momento in cui quel primo attacco, anche il
credo il terzo, è stato molto violento. Ecco, nel momento in cui quegli attacchi sono stati sferrati, la vedevamo e riconoscevamo Van der Poel. Quindi da lì la conseguenza su un piano di ragionamento era: riesce a fare e ha intenzione di fare quello che fa di solito. Il problema è che non riesce a portarlo fino in fondo. Mentre nel momento in cui fa la sventagliata, di solito apre il gas e ci dà l'impressione, quindi, che dopo 6 minuti di gioco la gara è finita. In questo caso, con recidiva, perché è successo diverse volte, non riesce a reggere poi il ritmo che consente a chi è stato staccato dall'attacco violento di riuscire a rientrare. Questo dovrebbe essere sintomatico di una condizione che evidentemente non è quella dei giorni migliori, già come è anche fisiologico che sia così. Sì, è fisiologico, però sta tornando, eh. Cioè, oggi a Neil è stato piuttosto divertente anche seguire il commento della gara, perché c'era il canale che trasmette le corse in streaming GCN. Io vi invito a guardare le gare se avete la possibilità, cioè la possibilità ce l'avete sicuramente perché è in chiaro in Italia. Comunque, nel commento, insomma, c'era stata una partenza piuttosto sonnacchiosa di gara, una situazione tattica. A un certo punto si era portato in testa Van der Poel il fratello, poi dopo era stato, mi pare, forse ancora prima Tom Meusen, a provare un attacco. Tant'è, a un certo punto ha attaccato oggi lo Jamar Cross Jens Adam e il commentatore di GCN ha proprio detto qualcosa del tipo: mio Dio, ha stuzzicato l'orso. No, no, ma veramente, cioè, è venuto fuori su questo rettilineo, ha seminato la concorrenza, ha ripreso Adams, si è messo davanti e nel tratto di sabbia successivo se lo ha letteralmente levato di ruota. È chiaro che farlo con Adams, che è un ottimo crossista, ma non uno dei crossisti di vertice del panorama mondiale in questo momento, è un conto, non è riuscito a farlo il giorno prima con Elisabeth, almeno fino all'ultimo giro. Si era preso un mese, quindi, come dicevamo prima, è fisiologico che al rientro non sia quello che conosciamo di solito, fermo restando che la versione dopo un mese di stacco è assolutamente sufficiente, a quanto pare, per portare a casa le competizioni. È chiaro che non lo affronteremo certo stasera, ma si apre tutto un discorso relativo alla gestione di questo particolare, particolarissimo modo di procedere. Cioè, Giacomo, questo da quant'è che non stacca, da quant'è che condensa tre sport praticamente che hanno in comune la bicicletta, mountain bike, Ha ciclo. staccato un mesetto a ottobre e prima a giugno. Vedi, è necessario quindi sempre crearsi delle pause, ecco. Però sì, è sempre andato, ha fatto sempre un sacco di bici. Cioè, per tutto il resto dell'anno lui gareggia, che non stacca veramente, che non si riposa veramente, penso che sia 2 anni oramai. Ecco, come dicevo prima, più che della cronaca, la quale è impedita a pensarci bene da una narrazione come quella del ciclocross. Accidenti stasera, perché vedi, mentre la strada procede in un modo tale che si può creare poi una ricostruzione perché è fatta di determinati momenti, c'è un'intensità tale qui da non poter di fatto ricreare se non dovendo andare poi a riproporre tutto quello che è successo per 7 giri. Quindi, andando al di là della cronaca, che è un aspetto appunto divisivo del cross rispetto alla strada che siamo abituati a seguire per buona parte dell'anno, andiamo invece a quelli che sono dei punti essenziali. E uno in particolare è che, più che spettacolare, la competizione di Silvella è stata molto interessante, soprattutto da un punto di vista tattico, perché dopo la partenza si è creata una frattura che ha inizialmente ristretto la contesa a 3 uomini. Il terzo era Quentin Hermans, che ha fatto un ottimo cross, poi si è rifatto sotto Van Turenhout dopo l'attacco di Van der Poel. Il belga della Telenet perdeva le ruote della testa. Ai primi due tentativi di attacco da parte di Van der Poel, Isebit rispondeva, quando si ritrovava davanti però abbassava il ritmo, così come ha abbassato il ritmo Van Turenhout quando gli è capitato di trovarsi in testa. Così al quarto giro, mentre noi pensavamo di essere diretti verso una gara che si chiudeva, vedevamo che la gara invece si riapriva. Già questo è un aspetto molto interessante. Nella misura in cui si riapre una gara di cui conosciamo già il nome del vincitore, poi. La tua ironia stasera è veramente stupenda.